Bella, un uomo branco la vergogna. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che era diritta via, era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Una notte simile non l'ha mai vista, nera e cupa, un silenzio che nulla dimana. Il cuore gli batte forte, come il battaggio di una campana quando suona morto. Avanza con le braccia tese, come un cieco. Ha un tratto una gran luce di colpi di occhio. Si chiude di colpo, il timore di perdere la vista. Quando lentamente riapre, vede una collina illuminata da un sole enorme, di un bagliore accecante. Si volge a guardare la foresta spettrale. È stato fortunato. Si gira a guardarla, come un naufrago osserva il mare da cui è scampato. Non è morto. È questa, è una buona notizia, davvero. Comincia a salire il colle quando si para davanti una luce. L'uomo si immobilizza, fingendo di essere uno stato. Dove avrà preso tutto questo anno freddo, non lo saprà mai. La lozza passa ora. L'uomo riprende il cammino, ma non ha alcuna intenzione di tornare nel buio della foresta. Ma non ha ancora fatto due passi, che gli si para davanti un leone. Lui si immobilizza di nuovo. Ma non è più questo sangue freddo. Il leone gli giunge un dito dal naso, che l'uomo ha grande e ricurvo come il becco di un'aquila. E che perciò gli ha detto Aquilino. Forse sarà questo suo particolare fisico a scoraggiare il leone. Che se ne va con la coda a penzoloni. L'uomo fa appena in tempo a tirare un altro sospiro di sollievo quando sbuca dai ciuffi d'erba una lupa, nera e magra, con gli occhi rossi e dentacci digrignanti sulla lingua puzzante come fiamma. Quando per lui sembrò mai giunta la fine, ecco apparirgli una figura umana, trasparente e silenziosa. È Virgilio, che è stato mandato ad accompagnarlo attraverso un lungo viaggio nei regni della morte. Con lui scenderà nell'inferno. Seguite la mia voce e liberate la mente. Seguite il vostro respiro. Date un ritmo al vostro respiro. Siete rilassati. Il vostro corpo è rilassato e la vostra mente è libera da ogni pensiero. Seguite la mia voce. Ora, piano e lentamente, vi alzate in piedi. Non abbandonate mai il ritmo del vostro respiro. E lentamente camminate nello spazio. Il
il vostro sguardo è sempre dritto davanti a voi. Avanzate adagio, lentamente. Avvertite un vento caldo, lo sentite addosso a voi. Sentite del calore che invade il vostro corpo. Continuate a camminare. Avete caldo. La terra sotto i vostri piedi inizia ad essere melmosa, collosa. I vostri piedi affondano nella terra. Avete molto caldo. Il vostro respiro è pesante, affannoso. È molto faticoso camminare nella melma. Il vostro passo è pesante e rallentato. Ma dovete camminare. E il caldo è sempre più forte. Vi sentite i piedi pesanti, le gambe ancora più pesanti. Quasi fate fatica a trascinarle. Le vostre gambe sono pesanti come due macigni. Le trascinate a fatica e il caldo è sempre più insopportabile. Ora, sopra di voi, iniziano a cadere alcune gocce di acqua fresca. Vi fanno piacere. Sono sempre più fitte. Colpiscono il vostro viso, le vostre mani, le vostre braccia, tutto il vostro corpo. Ma i piedi sono sempre nella melma e le gambe sempre pesanti. L'acqua che cade dal cielo vi rinfresca, la cercate, la volete toccare con il viso, con il corpo, con le mani. Ma ecco che assieme all'acqua cade qualche cosa di diverso, che al contatto della vostra pelle brucia, vi colpisce sul viso, sulle braccia, sul corpo, brucia. Cercate di evitarla, ma le vostre gambe si spostano a fatica e il vostro cammino è faticoso e doloroso. La pioggia è sempre più fitta di queste piccole pietre incandescenti che continuano a colpirvi. Finalmente la pioggia di lapilli cessa. Continuate a camminare, trascinandovi le gambe sempre pesanti. Vuolsi così colà, dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Vuolsi così colà, si vuole e più non dimandare. Vuolsi così colà, dove si vuole ciò che si vuole e più non dimandare. Vuolsi così colà, dove si vuole ciò che si vuole e più non dimandare. Vuolsi così colà, dove si può, ciò che si vuole e
va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create, se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Guai a voi, orme brave! Non isperate mai a vederlo cielo! Il regno permeati alla caliva! Delle tempe tene, il caldo e il cielo! Ah! Avanti voi, salite, vi faccio vedere la vostra vena! Ah! Per sempre! Ora incomincio le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là, dove molto pianto mi percuote. Io venni in luogo d'ogni luce muto, che mucchia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, qui vi le strida il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Centinaia di anime trasportate dal vento infuriato volteggiano vorticose senza fermarsi mai, disegnando curve e cerchi in file piene come quelle di uccelli che migrano dell'inverno. Chi sono? Sono le anime di quelli che hanno ceduto alle passioni d'amore e non sono stati in grado di dominarle. La passione d'amore è come un vento che acceca, ti fa dimenticare tutto, e per questo la punizione di queste anime consiste nell'essere travolte dalla bufera, proprio come quando erano in vita si sono lasciate trasportare dalla tempesta d'amore. Thank you.
podi scende per aver pace con i seguaci sui. Amor, calco gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'ottende. Amor, che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caïn attende chi a vita ci spense. Lei è Francesca e lui è Paolo. Sono qui a causa dell'amore che li unisce. E quest'amore non si cancellerà mai. Ma non è una colpa l'amore. Lei era sposata con il fratello di Paolo. Doveva amare suo fratello, non Paolo. Ma non ha potuto vincere la passione per il suo compagno, che ancora non si è spenta. Suo marito li ha uccisi per gelosia, ma non ho potuto separarli. Sono stati puniti per il loro illecito amore. Ma Caïna attende chi spense loro la vita. Ma che cos'è Caïna? Caïna è la prima zona del nono cerchio dell'inferno, dove sono puniti i traditori dei parenti. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lanciarotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiato ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu quel libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Sì, così colà, dove si vuole, ciò che si vuole, e più non dimandare. Vuol sì così colà, dove si vuole, ciò che si vuole, e più non dimandare. Padre Satana. Così scendemmo nella quarta lacca, pigliando più della dolente riva, che il mal dell'universo tutto insacca. Ah, giustizia di Dio, tante chi stipano ove travagli e pene quanti ho vinti, e perché nostra colpa si ne scipa, come fa l'onda là sovra Cariddi, che si frange con quella in cui si intoppa, così conviene. Che qui la gente ridi, qui vi di gente più che altrove troppa, ed una parte ed altra con grand'urli, voltando pesi per forza di poppa, per coteansi incontro, e poscia pur lì si rivolgeva ciascun, voltando a retro gridando: perché tieni? Perché urli? Così tornavano cerchio tetro, da ogni
ogni mano all'opposto punto, guidandosi anche loro ottoso metro. Poi si volge a ciascuno, quando era giunto per lo suo mezzo cerchio l'altra giostra. E io, che avevo lo cuore quasi compunto, dissi: maestro mio, ora mi dimostra che gente è questa, e se tutti fuorcherci questi percuti alla sinistra nostra. Ed egli a me: tutti quanti fuorcherci, sì, della mente e la vita primaria, che con misura nullo spendio feci. Assai la voce lor chiaro l'abbaia, quando vengono a due punti del cerchio, dove colpa contraria li dispaia. Questi fuorcherci, che non han coperchio filoso al capo, e papi e cardinali, di cui usa avarizia il suo soperchio. Come cani, rimproveratosi a vicenda quando vengono all'urto ai due punti opposti del cerchio. Dopo essersi scontrati, si separano, essendosi macchiati di colpe contrarie. Serrando sì soavi, che dal segreto suo quasi ognun tolsi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto chi ne perde le vene i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi tutti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammarsi Augusto, che i lieti onori tornarono in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancora del colpo che invidia le diede. Ma perché quelle brutte arpie lo torturano? Parla, aria addormentata! Solo spezzandogli un ramo può liberare la voce, e così potremo raccontare al mondo intero la sua storia, la sua verità. Povero lui, non ha avuto la forza di resistere al suo triste destino. È perdere vinto del noto servitore di Benedetto II, re di Sicilia. Lo hanno accusato innocente di alto tradimento, e non sapendo resistere al dolore si è tolto la vita. Perciò ricominciò: se l'uomo ti faccia liberamente ciò che il tuo dir piega,
spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi notti. E dinne, se tu puoi, se alcuna mai di tai membra si spiega. Quando si parte l'anima feroce dal corpo della stessa si è disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva e non le parte scelta, ma laddove fortuna la balestra, qui di germoglia come grandi spelta, surge in vermena e in pianta silvestra, l'arpie, pascendo poi delle sue foglie, come l'altre, fanno dolore e al dolor penestra, verrem per nostre spoglie, ma non però alcuna se rivesta, che non è giusto aver ciò quam si toglie. Qui le strascineremo e per la messa selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. È stato perciò condannato tra i suicidi ad essere trasformato in arbusto da un uomo che era. Ma ciò che lo rattrista di più è il pensiero che sulla terra lo si creda colpevole. Uomini vivi, ditelo voi che è innocente! Vuolsi così colà, dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Vuolsi così colà, dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Vuolsi così colà, dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Vuolsi così colà, dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Chi è quel fuoco che viene si diviso di sopra, che par sorger dalla pira dove Teocle col fratello fu miso? Rispose a me: là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del cavallo che fe la porta onde uscì dei Romani il gentil seme. Che cos'è quella fiamma a due punte? Quella fiamma biforcuta? Sono Ulisse e Diomede, uniti nella pena come nell'inganno. O voi che siete due dentro ad un fuoco, sì, io meritai di voi mentre che io vissi, sì, io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli altri versi scrissi. Non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morirgissi. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. O frati, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sciaguti, con questa razion picciola al cammino, che a piena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo. Cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna,
poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non ne aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, e della nuova terra un turbo nacque e percosse nel legno il primo canto. Tre volte li fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù. Sopra noi rinchiuso. Si confaccia. Se fossi bello come meglio brutto, e contro il suo fattor alzò le ciglia, mentre da lui procedono di lutto. Oh, quanto parve a me gran meraviglia quando vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altra eran due che s'aggiugnien a questa soverso il mezzo di ciascuna spalla, e s'aggiugnien al luogo della cresta, e la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tale quali vegnon di là le onde il mio sabba. Sotto ciascuna usciva due grandaglie, quando si conveniva tanto uccello, vedi mar, non vidio mai cotali, non aveva un penne, ma di vispistrello e a loro modo, e quelle svorazzava, sì che le venti si muovevano da erlo, quindi cocito tutto s'aggelava. Con sei occhi piangeva e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. D'ogni bocca dirompe a codenti un peccatore, accusa di maciulla, sì che te ne faccia così dolenti. A quel dinanzi il mordere era molta verso il graffiare, che talvolta la schiena rimaneva della pelle tutta brulla. Thank you.
suono noto d'un ruscelletto che qui mi discende per la buca di un sasso che è chiaroso, col corso che gli avvolge e poco pende. Lo duca io per quel cammino ascoso, in tram a ritornare nel chiaro mondo e senza cura aver da alcun riposo. Salimmo su, e il primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertuso tondo. E quindi uscimmo a rivirare le stelle.